Che starnutini che fa. Io ti uccido, va bene? Ma cosa? Ma si può spruzzare solo a capa sotto? Tranquilla! Salve, devo dare il doloroso annuncio. Oggi questo video lo giro qui da Profomix, ma sono sola. Teo, non c'è più. Con chi parli? Con i miei follower. Ho dato il doloroso annuncio. Sono andato? Allora. Bene, siamo per la terza volta in un mese da Profumix. E via, ciao a tutti, siamo qua. Ciao a tutti, oggi siamo qui sempre nel negozio di Profumix di Via Verdi, ma con le novità che potete trovare in Via Puccini. Esatto, perché l'altra volta così noi abbiamo finto di che non esistesse più, invece esatto. C'è ancora. Abbiamo anche l'altro negozio dove chiaramente ci sono le novità dei brand che erano già presenti. Pieni, pieni, pieni novità. Pieni, 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 esatto. Quindi cicciamo e cominciamo subito. Allora, notte. Partiamo da Al Jazeera che ha fatto 6 nuove novità. Allora, 6 nuove novità che non le abbiamo prese tutte, ma insomma 5 su 6. Allora, innanzitutto io parlerei del tabacco, chiamato poi tobacco, che è questo qua, un buon tabacco dolce, fresco anche, sì. Non è un tabacco dolce, è fresco, uno dice dolce, l'altro dice fresco, siamo d'accordo. Ho capito, però non no. È un tabacco tipo... No, vabbè, cioè, non di quelli... Foglia sembra sì. Un po', no? No, molto gradevole, quindi io non so se dentro abbia anche della vaniglia, però infatti, mi guarda, ricorda... c'è la foglia disegnata, ma io quante ne so? Possiamo dirvi che dentro questo tabacco, oltre al tabacco, abbiamo le bacche di vaniglia, una nota di prugna che io direi che si sente anche abbastanza bene, abbiamo dell'olibano, dell'olio di limone, della corteccia di cannella, della salvia sclarea, del balsamo di abete e del legno di cedro. Nel complesso è molto molto gradevole e... Sì. Adesso l'abbinamento tabacco vaniglia è un po' inflazionato, non è come quello di Manserrat, no. Però è molto molto gradevole. Vabbè, sempre buono. Sì. Poi un'altra fragranza di Al Jazeera che a me ha colpito è questa qua, che però non sappiamo dirvi il nome, perché c'è scritto sì. E allora intanto questa fragranza viene venduta in un cofanetto troppo carino. Sì, dove abbiamo il 70 ml e i due bambini. E i due bambini da 6 ml. Crediamo 6 ml. Dovrebbero sì. Essere 6 ml. Della stessa fragranza. Ma sono carinissimi comunque. Sì. E questo è un profumo molto molto interessante, diciamo arabeggiante, come dice anche il nome. Allora, molto interessante, senti. Allora, questo profumo arabeggiante ci sento legno di agar, chiaramente io sentivo dell'oud, del patchouli, dell'ambra, del legno di sandalo e del muschio bianco. Patchouli e agar sono molto, cose molto che gradevole. È molto. Io sento anche un lato un po' pepata, anche se non c'è scritto. Comunque è molto gradevole. Poi ce ne sono altre. 4, adesso magari parlare di tutto diventa lungo, però guardate soltanto che belle che sono le confezioni, perché c'è Venice con la maschera. Beh, penso che siano tra le più belle che ci sono in giro le confezioni. Poi c'è Moscow. Sì. Veramente, veramente carine. Altra novità, adesso non è una cosa nuovissima, però mi sono arrivati da poco, sono i 3 nuovi Regalien. Quelli dedicati al bagno, come si dice, alla mamma. Ah, ok. Ok. Allora, parliamo proprio di quello che si chiama Hammam, che è il più venduto. Allora, questa fragranza appena sentita mi ha ricordato un profumo famosissimo, molto in auge negli anni 90 e in apertura, poi cambia perché... Se no, se la dico così, non me lo comprate più e andate a comprarvi quello originale che costerà 30 euro. A me ricorda Cool Water di Davidoff da Uomo, che è un profumo che ho usato tantissimo
quando ero ragazzo e mi piace anche un sacco. Sì. In apertura. Però poi evolve, tant'è che andiamo a vedere le note che sono dentro. Allora. Sì, perché comunque c'è forse una nota un po' acquatica. Abbiamo. Che buono che è però. Sì, molto buono. Bergamotto e sapone bianco in testa, lavanda, eucalipto, geranio, vetiver e legno di cedro. Il sapone bianco mi piace moltissimo. Sì, per me questo è buonissimo, tant'è che ne stiamo vendendo un sacco. È molto fresco. Sembra anche un pochino fruttato, però quel tipo di fruttato tipo... Comunque, non è Davide. C'ha una cosa diversa, ma l'apertura è quella lì. Cool water, ma buonissimo, eh? Però il Davide quello vero, vecchio, no? Adesso sì. Che te lo tira dietro c'è dell'acqua dentro. Comunque, bellissima linea. Le tre fragranze si chiamano Hammam, Dem e Phil. Poi, parliamo di una cosa un po' più gourmand. Come, qua facciamo parlare la Cree, come Coconut Latte di Eminence. Beh, sì. Allora, fragranza dei matti. Sì, matti. Dei matti. E, allora, come descriverlo? In apertura si sente benissimo questa nota di cocco. Sì, perché ci sono, c'è note solari, vaniglia, cocco. C'è un po' di cremina solare, caramello. Tipo di un, secondo di un solare me, col gusto di cocco, dai. Certo. Cocco, sapete che io non amo moltissimo. Per me sa un po' di gelato il cocco. Gelato. Un pochino. Più sì, che c'è la nota cremosa latte, quella lì non è cremosa di una crema, perché a me quando sa di crema solare non piacciono e questo mi piace. Però, cioè, io ci sento quella combo che c'è spesso in, non so, fanno cocco ylang, tiare, che sa un po' di cremina solare, meno dolce, ma più cocco. Perché qua non c'è né ylang, né tiare, nulla di tutto ciò. Allora, sento, cioè, hai ragione. C'è il caramello, c'è la vaniglia. Comunque è molto gradevole. Note solari, però ci sono. Ecco, note solari, però le note solari saranno andate, vedrai, da quell'abbinamento lì. Sì, secondo me, vabbè, visto anche il prezzo, è un profumo che quest'estate andrà tantissimo. Sì, molto molto gradevole. Sarà una coppa di gelato al cocco, che più di così non so che dire. No, è vero. Secondo andiamo me. A parlare di Black Magenta, la nuova fragranza di DS Endurga, che fa sempre fragranze molto molto particolari. Allora, in questo caso Black Magenta è dedicata alla città di New York di notte. Allora, la fragranza contiene ananas rosa, galbano, pepe nero, cioè non ananas e rosa, ananas rosa, vabbè, ananas rosa, galbano, pepe nero, iris, cemento, magenta dianthus, fiori d'arancio, magenta dianthus saranno dei fiori, penso io, e nel fondo ambra nera, tabacco dei Balcani e legno di sandalo. Spruzziamo un po'. Solo sentiamo cosa ci fa venire in mente. Cavolo. Allora, si sente benissimo l'ananas. Anche lo sento subito. L'ananas si sente benissimo, l'ananas matura, direi anche. Sembra quasi tipo quelle sciroppate. Sì. Io ci sento molto l'ananas, poi dopo non so, adesso qua parla di nota di cemento, il magenta dianthus di preciso non so cosa sia. Ma sì, un po' si sta un po', come si dice? Sì, c'è una nota, qualcosa anche di dolce, probabilmente floreale, che saranno appunto questi fiori d'arancio, c'è dell'iris, sì, anche l'iris si sente. Comunque è molto molto particolare, come tutte le sue fragranze, diciamo così. Che buona che è. No, è molto buona. Sembra una sciroppata, sì. Buonissima. Le fragranze che hanno riscosso molto successo ad Exans, e allora, Guilty Crash è un pochino più dolce, Wild Pearl è un po' più... Sì, perché praticamente uno racconta la storia di una perla dentro, sì, un'ostrica. Un po' marino, un po' quella nota... C'è la vera ambra grigia dentro. Molto buono, molto gradevole. Per me è buonissima. Sì. Fate conto di sentire un profumo marino, quelli con l'ambra grigia, cioè quindi l'ambra grigia talcata, perché per me diventa talcato dopo. No, veramente. A me sono piaciuto tantissimo. E Guilty Crash invece, sentiamolo di là. Vabbè, questo è ispirato al cocktail Kir Royale, che sarebbe il cocktail champagne, creme de cassis, però qua c'è la ciliegia se non sbaglio.
e vabbè, tipo la nota rossettosa, perché l'ispirazione è quella di un calice Bucetta con l'impronta del rossetto. È buonissimo, questo c'è buonissimo, sì. Quest'anno va molto di moda i profumi che sanno di cocktail, perché San Marino d'estate. Sì. Quelle boccette sono veramente fantastiche, questo brand è, sì, diciamo, effettivamente sì. È unico. Sono bellissime tutte e due questa molto, volta. Molto belle. Poi andiamo avanti e parliamo delle due novità della linea Le Folie. Le Folie de Parfum. Sì, allora una si chiama Acqua Tofana. Sono tutte e due bellissime, tra l'altro, secondo sì, me. Sì, una azzurra, una viola, l'altra Fersen. Allora, Fersen. Questo è un agrumato, è molto fresco, però lo sento anche molto intenso, quindi non è di quegli agrumati leggeri che durano poco, secondo me, perché lo sento veramente bello carico. Però c'è una nota dolce dentro che non capisco cos'è. Andiamo a vedere un po' cosa abbiamo in Fersen. Fersen abbiamo, allora, la famiglia olfattiva è speziato ambrato. Abbiamo bergamotto, pepe nero, sale, zafferano. Quindi bergamotto si sente da Dio, forse zafferano anche pure. Pepe. Sì? Sì. Sì, poi c'è dello zenzero, anche quello adesso, che verbena, fiori bianchi, note marine e il fondo di muschio, mate, vaniglia e legni chiari. Molto molto gradevole, sì. E a naso molto persistente, secondo me. E proviamo anche Acqua Tofana. Questo è il mio preferito. Molto gradevole. Adesso io c'ho il raffreddore, non sento bene, non riesco a distinguere, ma c'è del cocco. Cosa c'è qua dentro? A vedere. Abbiamo del cardamomo, noce moscata, basilico, lime, ilang ilang, orchidea, cordo marino, zafferano, legno di sandalo, cioè, sale marina, ambra, grigio musco, neanche il cocco. Mezzo, cioè, io ho detto cocco. Ma perché secondo me effettivamente cioè, è proprio una specie di secchiata d'acqua estiva, che ne so io. Cioè, sì, sì, come idea ci sta, però è molto molto gradevole, veramente. Ma veramente quelli di questa linea sono tutti buonissimi. Io già ve ne ho parlato. Anche questo, veramente... sì, sono due stili, sicuramente sono due, sì, stili, perché uno più agrumato e questo qua più... Anche questo non vorrei ripetermi, però non voglio dire che sappia di solare, però con le note prettamente estive, che si, infatti anche qua c'è il lang, io ho detto cocco, non c'è il cocco, però con quelle note saline, sì, la cosa marina. Sì, sono proprio quelle sensazioni, quel profumo d'estate. Sì. È un po'... anche perché cioè, sono veramente particolari, quindi non è semplicissimo descriverli. Sì, poi noi... ricordiamo anche che stiamo provando queste fragranze senza, sono veramente appena arrivate, senza neanche averle, sì, noi non abbiamo letto neanche cosa c'è, quindi diciamo soltanto le nostre impressioni. Esatto, una prima impressione, cioè, perché sennò la gente di là potrebbe dire: oh, questi qua fanno i video e non sanno di cosa parlano. Vabbè, questo lo sanno già. Esatto, lo sanno già, però diamo un'impressione per far capire un po' di là. Non permettete, neanche l'acqua potete portarci dietro. Ciao. Va bene, questo a me ha stupito veramente tanto positivamente. Potrei dire che è uno dei migliori marini che sono usciti ultimamente. Ocean Noir di Cor Eterno. E mi era piaciuto già in fiera, poi quando mi è arrivato l'ho riscoperto. Questo è un marino che ha una nota dolcina, come posso dire, quasi zuccherina, alla, non voglio dire alla Baccarat Rouge perché non assomiglia nulla alla Baccarat Rouge, però c'è una nota che lo rende dolcino, con quella scia dolcina. Sì, è un po' un marino dolce, però non pensate a quei tipo quelli che sanno di mare e vaniglia, no? No. Allora, andiamo a vedere. Riuscire a realizzare l'ennesimo marino diverso non era facile. Sì, non era facile. Però, allora, qua abbiamo alga di mare, quindi algo sicuramente, pompelmo, bergamotto, arancia amaro, il cassis, quindi un frutto dolce, zafferano, cristalli di sale, davanà, giglio marino, bougainville. La si sente comunque. C'è anche la bougainville. Il vetiver, sandalo, balsamo di pino, legno ambrato e muschio. Per me è gradevolissimo. Tra l'altro è molto persistente, perché io l'ho provato anche su di me, devo dire che mi ha accompagnato per un lungo tempo della giornata. Anni no, però tanto. Latte di mandorla di profumo di Firenze. Diciamo che io, leggendo il titolo, la prima volta mi aspettavo una cosa diversa.
mi aspettavo proprio tipo lo sciroppo alla mandorla, sai? Sì, ti aspettavi in una specie di cioè, orzata, no? Sì, io lo sento saponoso. Sì, fate conto cioè, che c'è, allora, avete presente quei bagnoschiuma al latte? Però allora, con un po' di mandorla, per me sa di quello, un bagnoschiuma di quelli tipo il Nidra bagno latte, questi un po'... Sì, tipo vero. Quelli al latte d'asina. Ecco, Nidra bagno latte, brava. Allora, guarda, le note, la testa dice latte e mandorla. Se aspetti un gourmand resti deluso. Però... Esatto, esatto, dovete prenderlo più come un profumo pulito, con leggero sentore dolcino, però pulito. Qua in testa è latte e mandorla, il cuore rosa e anice e il fondo patchouli e muschio. Infatti la rosa è proprio dall'effetto quello saponoso. Esatto, esatto. È una specie di Nidra bagno latte con un tocco di mandorla. Per me è molto carino in realtà per questa stagione. Poi andiamo a presentare l'ultima fragranza di oggi, direi che sia l'ultima, sì, che è Aime du Coeur di Liquide Imaginaire, che è un brand che io adoro perché secondo me sono veramente tutti buoni. Se non erro, in questa fragranza la nota principale dovrebbe essere il melograno. Io ci sento del pepe. Sì, tantissimo, eh. Quindi è un po' pepato, quindi rimane un po' agrumato, fruttato, pepato, molto molto gradevole. Pepato, adesso senti come si è diventato dolce. Sì, infatti si sta addolcendo moltissimo. Andiamo a vedere un po' le note. Allora, qua abbiamo mandarino, arancia, sanguinella, pompelmo, zenzero, pepe rosa, pepe nero, cardamomo, cipressi, elemi in testa, cacao, legno di gaillac, poma rose, e nel fondo fava tonka, vanillina, vetiver, legno di cedro, legno di alicala. Allora, molto io... bello per il tuo, sì, però non ne sbagliano uno praticamente. Se il legno di alicala sarebbe poi l'alicala wood, che è una nota, se non erro, che è un'esclusiva della scuola francese di Givaudan. Ah, quindi probabilmente sì, la Ghicala Wood è quella presente, quella nota che è presente anche in Bois Imperial di Essential Parfum, che l'ha fatto Quentin Bischke, in 2787 Genetic Bliss, che non so, però il naso forse potrebbe essere sempre Quentin Bischke, non ne sono sicuro. Comunque è una nota che rende le fragranze molto da scia, cioè proprio una nota molecolare molto molto da scia. Vedi? Comunque è buonissima questa fragranza qua, più la tieni lì più diventa buona, direi. È particolarissima, sì, poi, veramente buona. E niente, con questo per oggi direi che è tutto. Per oggi è tutto, con le novità che potete trovare in via Puccini. Quindi, in via Puccini o sul sito online, sul chiaramente sito, come sempre, che qui sotto vi linko sempre, vi metto gli indirizzi ma anche il sito. Speriamo di risentirci. Grazie in forma, Teo, speriamo tu sopravviva all'allergia. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao.